L'avvertimento di Albano alla giuria di Ballando con le Stelle. Ormai è ufficiale, Albano sarà un concorrente ufficiale della 16ª edizione di Ballando con le Stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A tal proposito, quest'ultima ha espresso la sua gioia per avere il 78enne salentino nel cast. Nell'ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista all'ex marito di Romina Power. Parlando di questa nuova avventura, a quel punto il giornalista gli ha domandato se teme molto la storica giuria della trasmissione di danza. Il diretto interessato ha affermato di non avere paura perché loro devono fare il loro lavoro. Subito dopo il maestro Carrisi ha voluto lanciare un avvertimento ai giurati di Ballando, li inviterei solo a non eccedere, perché dal veleno scaturisce altro veleno, quindi è bene che stiano a te, il maestro Carrisi e le preoccupazioni per Ballando. Immediatamente dopo il giornalista del magazine Nuovo ha fatto ad Albano la seguente domanda, a Ballando con le Stelle che cosa ti preoccupa di più? A quel punto, il cantautore di Cellino San Marco, che è sempre schietto in quello che dice, ha fatto sapere che si cimenterà in qualcosa mai fatto in passato. Non mi sono mai messo alla prova nella danza, anche se amo questa disciplina, ha asserito il compagno di Loredana Lecciso. Poi il 78enne salentina ha confidato al giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti che è molto curioso su come se la caverà a Ballando con le Stelle 2021. Jasmine Carrisi era in lizza per il Grande Fratello VIP 6, parla Albano. Da settimane in rete circolava voce in rete di una possibile partecipazione di Jasmine Carrisi alla 6ª edizione del Grande Fratello VIP. A quel punto il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto ad Albano cosa c'è di vero in tutto questo? Il 78enne salentino ha confermato tutte queste voci, dicendo anche che è stata la stessa figlia a non essersela sentita. Preciso che la sua decisione di dare forfè non è influenzata dalla nostra famiglia, ha concluso l'ex marito di Romina Power.